La chiacchierata versione modernizzata di Horizon Zero Dawn era sparita. Sapete che c'è? È appena spuntata fuori, citata dall'ente di classificazione ESRB. Seguiteci per saperne di più. Prima però iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sul mondo videoludico. Prima delle novità su Horizon Zero Dawn Remastered, perché questo dovrebbe essere il suo titolo, un po' di contesto. Il progetto è stato menzionato per la prima volta nel 2022, quando un report, poi confermato dal portale di BGG tramite le sue fonti, voleva l'esistenza di una versione rimasterizzata del primo capitolo del franchise di Guerrilla Games. Nello specifico si parlava di un comparto visivo migliorato, pensato per raggiungere le medesime vette di Horizon Forbidden West. Non solo interventi in ambito di illuminazione, ma anche modelli aggiornati per personaggi e nuove animazioni. Torniamo quindi al presente. Horizon Zero Dawn Remastered è ora in bella mostra, su una pagina dell'ente ESRB, che ha classificato il gioco con T per teen, segnalando quindi una produzione adatta ad un pubblico di adolescenti. Si parla peraltro di un titolo in arrivo sia su PC sia su PlayStation 5 e stando al timing della comparsa di questa pagina potremmo anche ipotizzare una cosa. Il gioco potrebbe essere uno dei protagonisti del rumoreggiato imminent State of Play, che per il giornalista Jeff Grubb dovrebbe andare in onda il 24 settembre. Non molto altro possiamo ipotizzare sulla produzione, se non una cosa. E se uscisse a novembre, per accompagnare il debutto di PS5 Pro e darci un più concreto assaggio delle sue potenzialità, forse lo scopriremo a breve. Ad ogni modo, vi lasciamo la parola. E voi giochereste a una versione restaurata di Horizon Zero Dawn? Ditecelo nei commenti.